come fly with me. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. Good afternoon and welcome aboard. Buon pomeriggio e benvenuti a bordo. Ladies and gentlemen and kids, please pay attention as we display the safety and the procedures of this aircraft. Signore, signori e bambini, vi prego di prestare attenzione alla dimostrazione delle procedure di sicurezza di questo aereo mobile. Innanzitutto vi chiedo di allacciare le cinture e di tenerle allacciate per tutto il tempo necessario. Vi ricordo inoltre che le uscite di emergenza si trovano centralmente e lateralmente. Vi chiedo cortesemente di spegnere tutti i cellulari ed ogni altra apparecchiatura elettronica che potrebbe interferire con i computer di bordo. Chiedo ai bambini, per piacere, di non fumare e di non infilarsi le dita nel naso. Stiamo per partire dall'aeroporto di Salizzole sul Boeing della Scuola dell'Infanzia San Giuseppe ed Asilo Nido Integrato Nuvoletta, destinazione verso la favola di Povero Lupo. Thank you for your attention. Grazie per la vostra attenzione. The master and the crew wish you a pleasant flight. Il comandante e l'equipaggio vi augurano un piacevole volo. Have a nice time. Buon divertimento. Ci sei?
mi sto mettendo il cappello. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Ci diamo la mano, formiamo un bel circolo. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Lupo, ci sei? Mi sto mettendo la sciarpa. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Ci diamo la mano, formiamo un bel circolo. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Lupo, ci sei? Mi sto mettendo le scarpe. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Ci diamo la mano, formiamo un bel circolo. Giochiamo dentro al bosco perché il lupo non c'è. Lupo, ci sei? Sto arrivando. Arriva il lupo! Scappiamo, scappiamo! No, aspettate, aspettate! Volevo solo giocare con voi! Ed ora, bambini, vi racconto cosa è successo la settimana scorsa al nostro lupo. In un paese qui vicino vivevano tre fratellini. Si chiamavano Salame, Luganega e Tastasal. Erano tre porcellini e avevano deciso di uscire dal loro nido, che secondo me però era un porcile, per andare a vivere da soli. Ma roba da matti! Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la 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 la. Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin, mai nessun ci dividerà, tra la 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 la. In un tiepido mattin se ne vanno i porcellin, dimenando al sole i loro codin, spensierati e birettin. Il più piccolo dei tre ad un tratto grida: ahimè, da lontano vedo un lupo arrivar, non facciamoci pigliar. Marcia indietro fanno loro filando a gran velocità, mentre il lupo corre ancora a casa sono già. Prima chiudono il portone, poi s'affacciano al balcon, orché il lupo non può prenderli più, tutti e tre gli fan cucù cucù. Ah ah ah, che bella affare, il lupo non potrà cenar. Passeggiata che abbiamo fatto! Ma c'è un fiatone! Hai visto che quanti bei bambini ci sono qua? Oh, è vero, mamma mia! È vero, quanti bambini che ci sono! Quanti, eh? Vabbè, non importa! Ora che non siamo più dei bamboccioni, sì, dobbiamo prima di tutto trovarci casa! Sì! Hai ragione, fratellino! Sì, che ho ragione! E con questa crisi del super bonus, dell'eco bonus, dell'extra bonus, del mega bonus, sì, vedrai che belli affari che faremo. Cioè, troveremo una bella casetta a bassissimo prezzo. Oh, non sembra, ma intelligente. Con sta storia qua del coso bonus lì, troveremo del materiale a poco prezzo e facendoci su le maniche riusciremo sicuramente a costruirci un rifugio. Uè, sorellona, ma tu sei tutta matta. Lavorare per farsi casa! Oh, certo. Sei fuori, dai! Ma noi siamo usciti di casa per fare la bella vita, eh? E non per metterci lì a lavorare, sì, a fare la malta. Ma questa è mia! I mattoni, e costruire la casa, la carriola, la carriola, ragazzi, e la vetroviera. Oh, poche chiacchiere qua, entro sera, bisogna avere un rifugio! Senti! Fratello parla come la mamma! Sì, è angosciante peggio del papà! Voilà! Voi dovete essere dei maialini seri e maturi, o no?
Oh, ma tu scherzi? Ma noi siamo usciti di casa per divertirci senza che la mamma ci sgridi. Sì, sì, non ci laveremo più le mani. E mangeremo tutto quello che vogliamo, a tutte le ore e tutte le schifezze sempre. Sì, e non ci laveremo neanche i denti. E non ci pettineremo. Sì, e non ci faremo neanche la doccia. Senti, dimmi. Non ci cambieremo neanche le mutande. Le mutande no, fratello, ci esce il bollettone. Ma soprattutto, bambini, ascoltate, ritorneremo a casa alle 4 del mattino. Se la mamma vi sentisse, vi prenderebbe per le orecchie e vi manderebbe a letto senza bastone. No, senza bastone, no. I maialini seri non si comportano come voi. Mussi! Siamo porchi! Mussi! Siamo porchi! Maiali! Porcellini! Porcellini, c'è meglio, sì, grazie. Ma Mussi, no, E così, finché Tastasale è occupata con autorizzazioni comunali, appuntamenti con il sindaco Campi, e concessioni per i ponteggi, e poi cosa deve fare? Ah sì, le analisi del terreno anche, i carotaggi e tutti gli esami per vedere se si può costruire la casa contro il maremoto, contro il terremoto e contro lo tsunami, tanto che dopo aver pagato tasse, oneri, diritti, non sa neppure più se avrà dei soldi per potersi costruire la sua casa dei sogni. Gli altri due, uno e una due, spendono tutti i loro risparmi in discoteca con le belle donne, giocando d'azzardo e soprattutto cantano perché si credono i The Colors. Chi è quella lì? Chi è quella lì? Secondo me è la favolosa. Sapete come si chiama quella che racconta le favole? La favolosa. Calcio di rigore, suonare prima dei gol play, forse sì, sulle forse mani. No, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no, che un tatuaggio da rifare, perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare, quando non mi parli più, il mondo sembra tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ. Siete pronti con noi? Presto che non resisto, Italo Disco. Vai, fratellone! Scusa se insisto, questa notte è quello che preferisco. Un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Questa non è Ibiza, e si va al bar con la cassa dritta. Ti sto cercando, la nebbia è fitta. Ti giuro, se ti penso, la mia testa suona, suona il Italo Disco. Io sto distratto e tu sei seria, ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no, mi parte il basso dei Righeira. Se vado incontro agli occhi tuoi, oi, 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 la cosa che mi fa incazzare quando non rispondi più, volte ho l'ansia. Dai, che mi carnevale! Sale. Io mi fido. Senti, più senti, fratellone! Di te, che di me, che dei miei, dei DJ. Presto che non resisto, Italo Disco. Scusa se insisto, ma questa notte è quello che preferisco. È un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Questa non è Ibiza, su ai piedi! Festival bar con la cassa dritta. Dai, siamo tutti mossi, su! Sto cercando, ma è nebbia fitta. Ti giuro, se ti penso, la mia testa suona, suona Italo Disco. Attenti, adesso al movimento mio, guardate. Su con le mani. Vorrei. Sentite che è melodica. Quanto mi manca. Ma il fratellino che bravo. Poter nell'anima. Mi parte la cassa eppure sto zitto, Italo Disco. Pronti?
festa non è Ibiza. Festival bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona. Suona Italo Disco. Dai ancora! Non vi vedo là in fondo! Suona Italo Disco. Fate finta di essere a Sanremo, ti dai! Ti giuro se ti penso la mia testa suona. Suona Italo Disco. Su con le mani! Siete fantastasti! Sono fantasticioni! Se sei figo hai e visto così le donne fanno tutte ma dai domani ti presento una porcellina per te. Mi presento una porcellina ti presento domani adesso ma è arrivata la favolosa perché racconta le favole. Allora Salame e Luganega sono riusciti a trascinare in discoteca anche Tastasal. Ma lei adesso li richiama subito all'ordine perché bisogna fare i seri ad un certo punto, eh? Sì, basta fratellini, dai! Adesso è ora di costruirsi un rifugio, basta divertirci, discoteca, basta! Ma siamo sicuri che questa è nostra sorella? Ma secondo me l'hanno adottata questa qui. Ma sì, sorella, forse hai anche ragione, però guarda che noi ci siamo divertiti con i pochi soldi! Non ho niente! Con i pochi soldi che mi sono rimasti, dai. Guarda, sì. Prendo un po' di paglia. Un po' di paglia? Paglia, quelli, paglia. Paglia. Prendo un po' di paglia e guarda, la mescolo con la malta che ho fatto, con la melma. Una casa bella. Di smalta praticamente. Cammini pronti? Uno, e due, e tre. Dai, dategli una mano! La buona maison! Che bella cosa! Ho fatto tutto con le mie mani! Adesso vede! Hai visto che bello! Sei genosa, vero? Gelosa, voi dovete lavorare, nostra roba qua, dai, su, lavorare! Uè, sorellina, guarda che noi due prendiamo il reddito di cittadinanza! Sì! E che cos'è? Che dal 2024 si chiama ADI. ADI. ADI, che vuol dire assegno di inclusione. Inclusione! Ecco, e comunque, sì. Anch'io con l'ADI, che vuol dire assegno di inclusione, mi sono comprato un po' di legna. Guarda, fratellino, guarda che bello legno che ho trovato. Guarda, aspetta, è pesante però. Sì, stai indietro perché è pericoloso. Oh, è pesante. Oh, ti fai del male. Aspetta, la schiena mi fa male anche. Non ho mai lavorato. Ma si vede. Allora, aspetta che ho preso la legna, eccola qua. E adesso mi aiutate bambini per favore? Sì, va bene. Uno, due, tre. Perché tu no? Stai zitto che lui è amico mio, vero che sei amico mio? Chi è la tua mamma e tuo papà? Che bella la mia. Però intanto è arrivata la casa. Guarda che bella. Bella fatta. Bella fatta il geometra germano. Questa storia che voi non fate niente e arriva la casetta sono mica d'accordo. Però adesso noi, perché anche se non si chiama reddito di inclusione di cittadinanza, sì, non so che è importante. L'importante è prenderlo, ma non in quel posto però. E noi abbiamo le case. Invece la mia casa, la sua casa, non ha ancora l'agibilità. Agibilità. E in realtà non c'è neanche il soffitto
e neanche il pavimento e non c'è neanche la cucina. Oh, ma però, che casa è? Però è una casa tanto era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva far la pipì perché non c'era il vasino lì, ma era bella, bella davvero in via dei matti numero zero, ma era bella, bella davvero in via dei matti numero zero. Oh, che stanco, fratellino. E così, bella, eh? Trascorso tutto il giorno a lavorare, arriva la notte. E di notte, bambini, cosa si fa? Si va a dormire. Buonanotte. Buonanotte, fratellini. Oi, 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 fratellino! Io ho paura del buio, dai, dormire con te. Ma no! Che viene a dormire con te, con me. No, non puoi venire a dormire con me. Fratellino, fammi dormire con te, ho paura del buio, dai, ho paura di... E va bene, dai, mettiti qua, però basta che non russi come ieri sera. Ma io lo sai che non russo! No, ieri sera hai russato un bel po' invece. Dai, mi fai un piccolo spazietto! Ninna nanna, amore mio, ma sono mettati ti addormenti sempre. Va bene, dai. Non dico una bugia, ma adesso comunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre. Potessi darti tutto, ti porterei più in alto, dove si tocca la felicità, e giorno dopo giorno ti fare ogni tuo passo, mentre ti giochi il meglio che la vita dà. La gente cerca l'impossibile, qui tutti sognano le nuvole, ma dimmi dove vuoi che vada io senza di te. Ninna nanna amore mio, io ti proteggo sempre. Tu sbaglia mille volte come ho fatto anch'io, perché sbagliare serve. Vorrei già consigliarti 3 o 4 canzoni, vedere se ci danno le stesse emozioni. Benvenuto amore mio, qua ci sono anch'io, ci sono sempre. Potessi darti tutto, ti porterei più in alto, dove si tocca la felicità, e giorno dopo giorno ti fare ogni tuo passo, mentre ti giochi il meglio che la vita dà. La gente cerca l'impossibile, qui tutti sognano le nuvole, ma dimmi dove vuoi che vada io senza di te. Abbiamo dormito bene, fratellone. Ma hai dormito bene tu, io no. Ma arriva la bufera e arriva il temporale. Ma soprattutto, bambini, arriva il lupo. Profumo di porchetta e ferro, stinco di maiale, cotechino, il mio naso non mi inganna, sicuramente ci devono essere dei maialini qua attorno. Adesso abbiamo l'occhiata.
Così il lupo scopre la casa di Salame. Toc toc! Sono un tuo amico, ti ho portato le caramelle. Dai che sono buone, su, aprimi! Ascolta, ho appena fatto la casa, non conosco nessuno. E poi mi ha detto la mia mamma che non devo prendere le caramelle dei sconosciuti perché potrebbe essere un inganno. No, mangiatele te. E dopo mi ha detto che le caramelle ti fanno venire i buchi nei denti, che devi andare dal dentista perché si chiama carie. E io non ti apro, cattivo. Beh, andrai dal dentista a mettertele a posto. Apri sta porta, sennò io te la butto giù con un soffio, sai? No, perché io ti ho visto bene, tu sei il lupo cattivo e mi vuoi mangiare. Beh, allora, peggio per te. Bambini, mi date una mano? Sì! La percentuale! Siete fantastici! Allora contiamo fino a tre. Quanto è? 50-50? E dopo un bel soffio forte. Uno, due, tre! Salame corre subito a casa del suo fratellino Luganega. Arrivo. Fratello! Fratello, per piacere, apriti! Cosa c'è? Ho fatto una corsa, non ho più fatto una certa età. Come mai? Che senso? È arrivato il lupo cattivo! Il lupo! Mi ha soffiato via la casa! Che ti ha soffiato via? Sì! Avevo una bocca grande così! Due denti così! E due orecchie così! Muoviti che ci vuole mangiare! Annusa arriva anche a casa di Luganega. Ding dong! Chi è? Sono un tuo amico, sono venuto a vedere come stai. Ehi bello, guarda che io non ho amici, ho solo amiche. Sai come le chiamano le sue amiche? No, è Luga. E comunque, no, perché io ti ho sentito dalla puzza che tu sei il lupo. Vero bambini che puzza? Sì che puzza. E poi... Il fratello mio, i bambini erano scappate. Sì. E poi mi ha detto anche mio fratello che gli hai buttato giù. Gli hai buttato... Ma perché c'è la parte sua là? Perché? Anche io! Ma no! Ecco, sì, che poi il mio fratellino mi ha detto che gli hai buttato giù la casa con un soffio, che hai anche l'alito che puzza. Beh, allora butto giù anche questa casa con un soffio, scommettiamo, tanto i bambini mi danno una mano. Provaci, non ce la farei mai. Dai bambini, un'altra volta, su forza, al mio tre, pronti, dai, al mio tre, un bel soffio forte, dai, uno, due, tre. Qua si può bambina. Questa casa è forte, eh? Hai sentito che lupo ha l'alito di cipolla? Hai visto che la mia casa non la butti giù con un soffio? Hai visto? Beh, io intanto questa casa te la butto giù con un calcio, vedrai. Dai, provaci, vedrai che non cade. Scommettiamo? Sì. No, non ce la farei mai. E... Oh! Ha
Hai visto? Dopo un grande tonfo, la casa cadde a terra. Intanto vento e temporale continuavano ad imperversare. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, senza pepe e senza sale, la minestra non si fa. Così Salame e Luganega, sotto la pioggia, corrono a casa della sorellina Tastasal. Sorellina! 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 Sorellina, ci apri, per favore! Dai, sorella, aprici! Io sono figlia unica! Ma no, ma perché? Papà, mamma, cosa avete fatto di male? Ma cosa avete combinato? Ma perché abbiamo una sorella così? Dai, sorella, per piacere, c'è il lupo cattivo che ci vuole ammazzare! Con i denti così e due orecchie. È gran brutto, sì. Dai, aprici che ci vuole mangiare, sta arrivando. No, io non vi posso aprire perché non ho l'agibilità. L'agibilità. Dai, sorellina, per favore, aprici. Ma cos'è l'agibilità? È quella che viene in geometra. Ma ascoltate, io, cioè voi siete grossi, ma contate per sette e io non posso farvi entrare perché... E mi aumentate l'ISE e non prendo più il bonus! Ma dai, sorellina, per favore, apriti! Te lo paga lui il bonus! Te lo paga lui il bonus, dai, ci vuoi aprire! Vabbè, lo dicevo io, che era meglio essere formiche che cicale! Delle cicale! Ma il lupo arriva anche a casa della porcellina Tastasal. Hai visto, fratellino, che casa che si è fatto però? Visto che sì, ma però manca il tetto. Vabbè. Manca anche il pavimento. Vabbè. Cioè non c'è neanche la cucina. E la pipì dove si va a fare? Ma dai, perché mi scappa. La pipì si fa fuori. Oh. Vabbè, facciamola fuori. Duru 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 duru. Hai sentito la sorellina, fratello? Ma che campanello hai? Gioia! Ha tutto in domotica! Sì. La domotica! Sì, la mia casa è bella, e non come la vostra che è una normale. E duru 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 duru. Fratello, hai sentito che si arrabbia? Hai il campanello che se non apri subito aumenta il volume. E si arrabbia se non gli apri. Ma guarda che sorella che abbiamo. Chi c'è? Sono il tuo amico geometra Campi. Sono venuto a portarti la gibilitinta. Ha detto che sei geometra Campi. Sei il geometra, dai, apriamo. Ma non è il geometra, ma te pare che Campi è a casa mia. Dai, vieni qua. Vieni qua. Hai sentito che c'è John? Sono allora il tecnico dell'Enel, del gas. Sono venuto a vedere se hai tutto quanto a posto, tutti gli allacciamenti, tutto quanto, eppure anche delle wifi. Anche la wifi. Delle wifi. Allora sei il tecnico, dai, abbiamo. Sei mia il tecnico, che avete 8 mesi che mi ero appena fatta la domanda. Ma non ho appena fatto la domanda. Shhh. Allora cosa facciamo? Oh. No, bello, io ti conosco, tu sei il lupo e in casa mia tu non entri. Scommettiamo che io entro? Dai, scommettiamo. Quanto scommettiamo? Quello che vuoi. Quante ciambelle? Ciambelle? Col buco. Ma ce ne avete ancora queste ciambelle? 2, 4, 6, 10. 10? 10. 2, 3. Siete in 3. 6, 10. Sei 10, viene fuori. Comunque io questa casa te lo butto giù con un calcio. Dai. Con un calcio non butterai mai giù la casa di mia sorella con un calcio. Come andiamo? No, vi do, no, stavolta. Mi date una mano tanto. Ciao, me la date una mano? Ci provo! Allora, attenzione, al 3,
Uno, due, tre. Hai visto? Hai visto? Anche la casa di mia sorella questa. Aspetta che ci provo. Ci provo con l'altra. Dai, vai, dagene. Allora entrerò dal camino. Fuoco. Allora i porcellini accesero un gran fuoco e cominciarono a gridare: lupo, lupo, non ci mangerai! Lupo, lupo, non ci mangerai! Lupo, lupo, non ci mangerai! Dai bambini! Lupo, lupo, non ci mangerai! Lupo, lupo, non ci mangerai! Bravo! A posto? Sì? Posso entrare? Attenti che fa un po' di fumo, Poi! Arrivo! Vai! Attenti! Eccolo! Eccolo! Ma il lupo andò dritto dritto sulle braci e lì tre porcellini gliene diedero di santa ragione. Cari amici, il lupo è anche molto furbo ed è anche un gran bugiardo. Pur di accaparrarsi dei buoni bocconcini, diventa un gran seduttore, un affascinante, un gran magliardo. Guardate cosa combina. Sole, quando viene sera, sta colorando l'anima mia.
dovrebbe essere di chi spera, ma nel mio cuore è solo mio. Così celeste, sisma baby, e mi fa ridere, bestemmiare, e brucia il fuoco, sisma baby, gli occhi si allagano, la ninfea, la legge in fiore, che maggio sia. E per amarti meglio, amore mio, pigliamo rose, lo voglio anch'io. E mi fa vivere e accende il giorno, così celeste, sisma baby. Se siete hai donna sulla mia pelle lieve come neve, con le mani dai, accompagnatemi. Di chi spera, ma nel mio cuore è mio. Sì. Un altro sole, però non è proprio così. Le cose possono sembrare in un modo, però guardando attentamente da un'altra prospettiva si svelano per come sono. Ehi ragazze, avete visto quello? Dicono che sia il lupo. Ma tutti ci dicono di stare attenti al lupo. Lupo! Lupo! Oh, ma quanto è affascinante, tutte le donne lo cercano. Sì, ti incanta con le parole. Oh, è così gentile, premuroso. Eh sì, e non come i nostri mariti,
che come arrivano a casa si buttano sul divano e si addormentano subito. I nostri mariti che continuano a lamentarsi. Sì, perché gli occupiamo tutto l'armadio. Riservando loro solo un piccolo posticino. Beh, non è mica colpa nostra se a loro non piace andare a fare shopping. Di quei enormi centri commerciali, tipo la Digeo, facendosi strada a gomitate per trovare l'offerta migliore. Invece, guardate quel lupo, come ti ammalia. Come ti attrae. Ti fa sentire proprio importante. Ehi ragazze, venite a me. C'ho lo spezzacode davanti alla mia tana. Tutte le donne mi vogliono e mi desiderano. Ehi signora, no! Senza te, anche se, con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se, una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani, va su. E la sua bocca punta sempre più su. E la mia testa, la mia testa fa no signora, no. Mi piaci. No signora, no. Mi piaci. No signora, no. Ti prego. No signora, no. Non vivo più senza te. Anche se, tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre al mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sono come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica, No signora, no. Mi piaci. No signora, no. Mi piaci. No signora, no. No signora, no. E le mie mani, va su. E la sua bocca punta sempre più su. E la mia testa, la mia testa fa no signora, no. Mi piaci. No signora, no. Mi piaci. No signora, no. Ti prego. No signora, no. Succedono le cose, poi succedono. Il mondo è un buco piccolo, ci si ritroverà. Dei tempi galoppano tra i vortici, i sogni pettinandosi ritarderanno un po'. Mi piaci, mi piaci, ti prego. Non vivo più senza te, anche se, ho la vacanza in Salento, ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se, la solitudine è nera e non è sera. La solitudine è sporca e ti divora. La solitudine è il suono che si sente senza te. Per te è una trasmissione di Canale 5 condotta da Maria Di Filippi.
Con questa trasmissione si cerca di ricucire i rapporti tra le persone che per una causa o per un'altra non si parlano più e non si vedono più da tantissimo tempo. Si è portata il puff e si accomoda in studio. Il suo sguardo è pulito e curioso, ma quando vede il video all'interno della busta, i suoi occhi si rattristano, come a pensare tra sé e sé: ma io adesso? No, ma io che cosa devo fare? Allora, Cappuccetto Rosso, Lupo mi ha raccontato tutto. Lo vuoi ascoltare? Sì, Maria, va bene. Prego. Ciao Cappuccetto Rosso, come va? È un po' di tempo, un paio d'anni che non ti vedo in giro, che non so come stai, non so dove vivi, non so neanche se lavori. Ho chiesto aiuto a Maria perché volevo chiederti scusa per tutte quelle volte che ti ho trattata male, che mi sono comportato male nei tuoi confronti. Sono stato un egoista e ho pensato solo a me stesso. Ti prego Cappuccetto Rosso, perdonami perché io ti voglio veramente mangiare. No, ti voglio veramente bene, Cappuccetto Rosso, ti prego, perdonami. Ti prego, Cappuccetto Rosso, perdonami. Lupo sembra veramente pentito. Le sue lacrime e i suoi singhiozzi Perdonami, Cappuccetto Rosso, ti prego. Emozionano anche la giovane ragazza. Allora, Cappuccetto Rosso, Lupo sembra pentito, mi aveva detto che eri buona, ma non da mangiare. Quindi, Cappuccetto Rosso,
Lo vuoi perdonare? Apriamo la busta? No, Maria, mi ha fatto troppo male. E poi, guardi i lupi, cosa stanno facendo? Chiudiamo la busta. Donne piccole come stelle, c'è qualcuno che vuole pelle. Donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porto. Donne piccole violentate, tutte quelle delle borgate. Ma quegli uomini sono duri e quelli cadono come muri. Donna, state molto attenti. A far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi, perché dovesse essere calpestata, né dalla testa, perché dovesse essere superiore, ma dal fianco, perché dovesse essere uguale, un po' più in basso del braccio, per essere protetta dal lato del cuore, per essere amata. Eh sì, purtroppo anche oggi sono sempre troppe le donne che soffrono. Ma ora vi racconto cos'è successo al lupo dopo aver incontrato Cappuccetto Rosso. C'era una volta una bambina che indossava sempre un cappellino di velluto rosso. Così naturalmente tutti cominciarono a chiamarla Cappuccetto Rosso. Un giorno la sua mamma le disse: Cappuccetto! Cappuccetto! Sì, mamma, un attimo! Cappuccetto! Un attimo, mamma, sta facendo la live, sono in diretta streaming! Ma che diretta streaming? Un attimo! Sì, la tua bambina. Ma no, mamma, che sei una boomer! Ormai io sono generazione Z!
Devi andare dalla nonna a portare. Ma proprio adesso, uffa. Proprio adesso. C'ho i follower che mi aspettano. E i follower aspettano, vieni. Allora, vai dalla nonna, le porti le tagliatelle, mi raccomando, dritta a casa sua, attenta nel bosco, non parlare con nessuno, non raccogliere i fiorellini e non far cadere la terrina che è della tua, costa un sacco di schei. Va bene? Ma io ho i follower, posso ricomprartela se vuoi. Beh, va bene, ok, ripeti. Va bene, mi comporterà bene, andrò dalla nonna e mangerò con lei le tagliatelle della nonna Pina, va bene? No, manca i fiorellini. Ripeti. Ma va bene, non mi fermo con nessuno. Andrò dalla nonna, mangio le tagliatelle della nonna Pina. Va bene? Va bene. Posso avere il cellulare? E voi sono le tagliatelle. La nonna di Cappuccetto Rosso abitava nel bosco. Così Cappuccetto si incamminò lungo il sentiero, ma fu subito avvicinata dal lupo. Ma di lui non ebbe affatto paura. Ehi là, ciao Cappuccetto Rosso! Ah, wow, un lupo, facciamoci un selfie! Come sei tenera! Oh, grazie lupo! Ascoltami qua, ma cosa fai così di buon'ora in giro? Sto andando dalla nonna! E lì dentro cosa c'è? Le tagliatelle della nonna Pina, lei è a casa ed è ammalata. E dove abita la tua nonna? La mia nonna, aspetta, guarda Google Maps. Guarda Google Maps, dice che abita laggiù, nel bosco. Sì. Cellulare nuovo però. La mamma mi ha comprato un cellulare scarso. Così il lupo accompagnò Cappuccetto Rosso lungo il sentiero. E ogni tanto le diceva all'orecchio. Senti Cappuccetto Rosso, guarda quanti bei fiorellini di Sanremo che ci sono qua davanti. Perché non ne raccogli un po' per tua nonna? Sai come sarà contenta? Mi sembrano un po' di plastica. Ma dai, raccoglili lo stesso, su, dai. Bene, alla nonna farebbero piacere tanti fiorellini. E poi è ancora presto, tornerò a casa in orario. Bella idea, amicone. Questa bambinetta farebbe proprio a caso mio. Sarebbe un bococcino prelibato per i miei denti. Caro mio, fatti furbo e cadranno tutti e due in trappola. E così purtroppo Cappuccetto Rosso seguì il consiglio del lupo e lasciò il sentiero maestro. Si diresse sempre più nel fitto del bosco per raccogliere i fiorellini. Ad ogni fiorellino che coglieva pensava che di lì a poco ne avrebbe trovato uno ancora più bello. Così finì per perdersi. Intanto il lupo corse dritto dritto a casa della nonna e bussò alla porta. Allora le ho fatto un dispetto, siccome mi scappava la pipì e ho
qualcuno e gli ha detto: signora, la operiamo. Ah, io non vado a farmi operare, no, se no di cosa mi lamento? No, mi tengo il male al ginocchio, sì. Mamma mia, che male che ho, che male. E ho perso l'apparecchio acustico e non so dove l'ho messo, ho perso la dentiera, ho perso tutto. Ma stanotte alle 3 la mia vicina di casa ha tirato l'acqua e io l'ho sentita quella disgraziata che abita a 3,5 km di distanza. Ah sì. E allora ho deciso, chiamo Forum, la porto a Forum, sì. Nonna! Ma chi è? Sono Cappuccetto Rosso, ti ho portato le tagliatelle, dai su, aprimi la porta. Abbascia il chiavistello e la porta si aprirà. E il lupo spinse il chiavistello ed aprì la porta e si diresse dritto nella stanza della nonna, ma appena la vide, rimase a bocca aperta. Ma che bel giovinotto! Come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa? Dai, spegniamoci, stiamo offline. Che diventa dei miei amici che non tornerai? Che diventa? Dai, andiamo a cena fuori. Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro. Che diventa? Cosa siamo? Solo amici. Che diventa? Che facciamo? Ma tu lo dici a tua madre che vorrebbe buono benestante. Non sarà contenta che tu esci con un cantante. Dimmi cosa importa, che diventiamo? Godiamoci il momento, anche se è un po' strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che finirà così. Ti amo. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lasci un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega. Che ci lega. E si finisce con un ehi, tutto ok. Che diventa chi è lui, chi è lei? Che diventa che i miei non piacciono i tuoi? Dai, fai come vuoi. Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita? Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito che è solo una mia. E con il terzo dito ti indichi l'uscita. Che diventa che ti chiamo. Che ti scrivo che ti amo. Ma tu mi hai visualizzato. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lasci un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è. Ci lega.
ci lega, lega, lega. Che ci lega, lega, lega. Che ci lega, lega, lega. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Ma cosa ci fa un bel giovinotto così a casa mia? Ma soprattutto non mi sembra Cappuccetto Rosso. Ma guarda, è stata proprio lei a mandarmi qua da te per farti da badante. Oh, che cara ragazza. Solo che io sto benissimo, sto benissimo. Non ho bisogno della badante. Vieni con me un attimo e ti faccio vedere se non hai bisogno della badante. Vieni, 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 vieni. E così il lupo si portò la nonna nell'altra stanza e se la mangiò in un boccone. Poi tornò a sedersi sulla poltrona della nonna. Intanto Cappuccetto Rosso, che si era persa dietro ai suoi fiori, quando ne ebbe raccolti un bel po', tanto che non le restavano più dentro il grembiule, finalmente si ricordò della nonna. Allora riprese la strada verso casa sua ed arrivò davanti all'ingresso. Trovò però la porta già aperta, una cosa molto strana. Si fece coraggio ed entrò. E c'era un'atmosfera irriconoscibile, però cominciò a dare il buongiorno proprio come le aveva detto la mamma. Che paura! Ho una brutta sensazione! Di solito mi piace venire qui, ma farò la brava, darò il buongiorno come mi ha detto la mamma. Buongiorno! Buongiorno, nonna! Naturalmente nessuno le rispose. Entrò e vide la nonna che stava dormendo con una coperta strana sulla faccia e aveva anche lei un'aria molto strana. Nonna! Mamma mia, che nonna! Che nonna brutta, non posso fare neanche il selfie! Ma mi sembrava davvero una nonna molto più bella. Forse è da tanto tempo che non vengo a trovarla, solo quando mi serve la mancia. Nonna, ma che occhi grandi che hai! Ma è per vederti meglio, bimba mia. Ma nonna, che orecchie grandi che hai! È per sentirti meglio, carissima. Oh, nonna, ma che mani grandi che hai! È per abbracciarti meglio, no? Oh, nonna, ma che bocca grande che hai! Sembra un forno! È per mangiarti meglio! E il lupo si alzò subito dalla poltrona, non aveva neanche finito la frase che mangiò Cappuccetto Rosso in un sol boccone. Poi, quando la sua ingordigia fu soddisfatta, tornò a sedersi sulla poltrona. Aveva la pancia talmente piena che faceva perfino fatica a camminare. Raggiunta la poltrona, finalmente si addormentò, russando fragorosamente. Il caso però volle che un bellissimo cacciatore passasse proprio da quelle parti. Il cacciatore nel bosco, mentre alla caccia andava, incontrò una signorinella graziosa. Oh, ma cosa ci facete voi qui? Ma dite, siamo qua nel bosco? Che stavamo raccogliendo dei funghi porcini. Allora dai, venite con me, che dato che sono da queste parti, vado a trovare la nonnina. Andiamo a trovare la nonnina che noi, dai, dai. Magari ci offre un buon caffè. Olè, olè, buon caffè, olè. Ma che ha anche i cioccolatini la nonnina? Sì, sì. Allora sì, andiamo, andiamo, cioccolatini. Buoni cioccolatini. Sentite, sentite. Ma mai che russa così forte? Sarà meglio dargli un'occhiata. Sembra un maiale questo però, eh. Entrò nell'ingresso, ma vide che sulla poltrona della nonna c'era il lupo. Ehi, ehi, così ti ho beccato, vecchio delinquente. È da un pezzo che ti sto dando la caccia. Hai rovinato le mie famiglie, hai messo...
messo le corna a tutti i mariti. Ora ti faccio la festa. E stava già per sparargli quando si ricordò della cara nonnina. La nonna, cosa ne hai fatto di quella bella signora? Mi dispiace deluderti, caro mio. Ma che ci facete voi qui? Ma la nonnina me la sono mangiata io. E perché ha scelto me? Non penserai mica di farla franca. Ora ti apro la pancia così potremo rivedere la nonnina. E così il cacciatore, invece di sparare, prese un bel paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia della bestia. Il lupo era riuscito a scappare e poi arrivò anche la mamma preoccupatissima perché Cappuccetto Rosso non le rispondeva al cellulare. Ma Cappuccetto Rosso, dov'eri? E soprattutto perché non rispondevi? Quando correvi che eri sempre raggiungibile. Mamma, ho fatto un incontro. Sì, che bell'incontro. No, nonna, quello era il lupo cattivo, un gran bugiardo. E così la nonna e Cappuccetto Rosso raccontarono tutto alla mamma. E voi bambini, mi raccomando di ascoltare sempre la mamma ed il papà. Bene, signore e signori e bambini, siamo arrivati a destinazione. Vi prego di tenere ancora per un po' le cinture allacciate fino a quando si accenderanno le luci. Vi ringraziamo molto per aver scelto la nostra compagnia aerea e vi invitiamo per il prossimo viaggio appena lo vorrete ancora un'altra volta. Scusate, ma qualcuno di voi ha visto il lupo? Evviva! Non c'è tregua, non c'è sosta in questa voglia di emozioni. Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati. Sai com'è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati. Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente che mi ha detto: caro Simon, cogli l'attimo fuggente, perché un attimo e lui passa e non sai più dove è andato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, da quello che accada sono vivo e sei vivo. Ancora un pezzo di strada che cambia la prospettiva, da quello che accada sono vivo e sei vivo. Evviva! Quest'Italia bella e pazza si divide
su ogni cosa, casa, chiesa, rete, piazza, moralista e fantasiosa. I miei tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo. Hai un reclamo, c'è un ufficio, non ricordo l'indirizzo. Questo caso solo ammetto, alla fine ci sto dentro. Quando insisti su un difetto, poi su, diventa dai, un talento. Dai che la balliamo assieme, su i piedi, pronti? Fuggente, e tra un attimo dai, è passato, bambini qua, siete pronti? Italiani, bella gente, il paese mi ha adorato. Facciamo un pezzo di strada, che non so dove arriva. Cada quello che accada, sono vivo e sei viva. Facciamo un pezzo di strada, che non so dove arriva. Da quello che accada, sono vivo e sei viva. Pronti? Evviva! Su dai genitori, in piedi, ci si sente. Evviva! Evviva, evviva, evviva. Da un pezzo di strada che non so dove arriva. Cada quello che accada, sono vivo e sei viva. Sei viva. Allora, siamo un pezzo di strada che non so dove arriva. Cada quello che accada, sono vivo e sei viva. Ancora un pezzo di strada, cambierò prospettiva. Cada quello che accada, sono vivo e sei viva. E viva! Ringraziamo il nostro capo Simonetta! Simonetta! Dai, nostro capo! A volte rompe anche le scatole, eh! E rompo anche le scatole. Allora, i ragazzi del gruppo Hop. Oppa! Ve li presento: Elena, la nostra hostess, Francesca, Cappuccetto Rosso e la bambina, il nostro cacciatore Alessandro. Venite qua in mezzo, che meritate. Le mie due ballerine, sono rimaste solo loro due, hanno iniziato anche a recitare, quindi bravissime, Matilde e Chiara. Ilaria, la nonna, Maria, i nostri due uomo e donna qua, ma erano Maria e Giuseppe, i nostri colombi, Mario e Cristina, il nostro lupo, Gianni, i nostri meravigliosi tre porcellini, Simone, Silvia e Loris. Tutto ciò non sarebbe possibile grazie a Luca, Pietro, Laura e Enrico che va, che viene, che corre, grazie. Non ci sarebbe senza il trucco, Ilenia, Elisabetta che sta facendo di tutto, avanti Drio e Sarta, truccatrice, e quando c'è bisogno chiamo Elisabetta e la sono sicura che la mi dice mai di no. E quindi grazie a loro, le sarte, con loro Arianna, Oriella e Lilia, yeah. E Elisabetta l'ha dato una mano. Grazie a Germano e geometra, grazie a Germano. Noi chiediamo, avete visto che ormai avete visto che la compagnia si è ridotta tantissimo, speriamo che chi è giù venga su, che ritorni con noi, che noi li aspettiamo a braccia aperte. E se qualcuno di voi invece ha sente questa vena, vedete qua bisogna, si può fare tutto, chi vuole cantare, chi vuole ballare, chi vuole recitare, perché noi crediamo che l'arte in tutte le sue forme sia una cosa essenziale per la vita dell'uomo. Quindi un grazie infinito, ci sono le mie coordinatrici, spero. Allora, abbiamo l'oste e un sacco di attori, però abbiamo un capitano, Simonetta! Sì.
mi dicono: Tiziano ha avuto dir due parole come noi o niente? Che è la presidente, non l'ho mai vista. È malà. Parli tutti, parli tutti come noi. Allora i gnocchi sono pronti. E anche le patatine. Un grazie a Don Andrea che è rimasto qua fino adesso, e sappiate che Don Andrea ha una vena artistica e chissà che prima o dopo ce lo mettiamo sul palco. Alle mie coordinatrici passo la parola, un grazie infinito. Al 23 di marzo siamo alla casella con la Turandot, un qualcosa di più serio. Sono bravissima. Noi vogliamo portarvi un ultimo ringraziamento, grazie prima di tutto a Simonetta che tieni, cerchi sempre di tenere unito il gruppo in tutti i modi e ce la fai, i risultati si vedono. E vogliamo anche raccontarvi una cosa, diciamo sempre che... Mi te rispondo! Diciamo sempre che portate fuori dalle mura della nostra scuola, la nostra scuola, un pezzo di scuola. E vogliamo portarvi un esempio, perché in questi sabati alcune delle nostre maestre stanno facendo un corso di aggiornamento. Non vi sono fischiate per caso le orecchie, perché... perché vi spiego in velocità. Allora, di solito non passiamo inosservate quando facciamo i corsi di aggiornamento, primo perché siamo in tante, vabbè, e poi insomma cerchiamo di portare sempre il nostro contributo. E in questo corso, dove si parlava di comunicazione, di portare la nostra scuola, di dare visibilità alle nostre scuole, abbiamo raccontato che noi possiamo godere di questo gruppo che abbiamo di teatro. E molte scuole ci hanno invidiato, ma proprio invidiato nel vero senso della parola. Quindi non mollate e rimanete sempre con noi. Grazie.